Io vorrei capire per quale motivo tu e la tua pizza devi mangiare la mia. Ciao a tutti ragazzi, dopo essermi messo a dieta, che cosa può venire in mente ad Alice se non un video in cui mangiamo pizza per 24 ore? Sì, è vero, la pizza non fa tanto ingrassare, però mangiarla per 24 ore, colazione, pranzo, cena, merenda e tutto quello che è spuntino notturno, non mi sembra il caso. Infatti io, come potete vedere, sto cercando di perdere peso e ci sto riuscendo. Ma cosa stai riuscendo? Me l'hanno detto tutti i miei compagni. Sì, perché non ti vedono da 3 mesi, dicono che sei dimagrito, tutto, ma non è vero. Me l'hanno detto, solo che tu adesso stai mandando in fumo tutti i sacrifici che ho fatto in questi mesi. Allora, sono le 9 di mattina, adesso non so precisamente l'orario. Adesso andremo in panetteria a mangiare la pizza, a fare colazione con la pizza. Però schifo. Di quelle lì, non le pizze, proprio quelle lì, sapete, rotonde. Io prendo la focaccia. Vabbè, sempre una pizza e la focaccia. E a pranzo avrete una chicca, raga. Covid. Tra le tante curiosità che non sapete di me, io odio fare colazione con le cose salate, c'è proprio una cosa che non sopporto. Infatti questa challenge l'ho fatta solo per pranzo e cena, io sei tu che hai detto di farla anche per colazione. Beh, ho capito, si chiama 24 ore, 24 ore comprende, sì, anzi 24 ore fai la merenda. Noi comunque la facciamo di 12 ore, quindi in realtà noi facciamo un clickbait scrivendo 24. Ma tutti la fanno da 12. Ho capito, però se tu non vuoi fare neanche colazione, cosa fai? Mangio per 2 ore solo pizza, cioè non ha senso. Dai, andiamo a mangiare la pizza. Mi, se ti cade, fai un casino. Ragazzi, allora, da una parte la cacca di Nala e dall'altra l'organico. Non so cosa sia peggio. Ah, devo aprire. Ragazzi, siamo in panetteria, adesso usciamo, prenderemo colazione, merenda e un bel po' di roba. Ah, quindi facciamo colazione e merenda adesso? Prendiamo le cose per la colazione e la merenda? Sì, invece okay. La cena la facciamo poi stasera. Ciao! Ciao ragazzi, allora abbiamo comprato le focaccine per la nostra colazione. Io però non riesco a fare a meno di mangiare. Devi bere, scusate, il caffè. Di mattina. È calda? Sì, è calda. Questa qua è quella ripiena, raga. Sai che un po' di fame ce l'ho però. È buona! Madonna! Ragazzi, è buonissima! Bravo Mirko, ottima scelta! Assaggiamole tutte. Abbiamo preso un po' di roba, raga. Questa qui, raga, ve la faccio vedere, ma non la mangio perché è del nostro amico Zuer che ci sta riprendendo. Guardate che bella. Questa è bellina, bravo, instagrammabile, bravo. Poi abbiamo questa qui. È la mia quella, non la tua, la tua. È quella che Alice odia. Sì, sì, è la tua, ma io non so, ma perché la mangi? Mamma, che buona, guarda che soffice. No, a me non piace per niente, ragazzi, questa. Ma quella della mensa delle elementari. Non mi piace, il caffè macchiato con la pizza. Ragazzi, poi, lo potete capire. Abbiamo, questa è la mia, guardate che buona, raga. Questa assaggio volentieri. Questa qua oggi a merenda, raga. Buono. Mannaggia. Sono bravo in questa panetteria. Torniamoci. Non è proprio comoda per casa nostra, però. E infine quella di Alice. Questa deve essere buona, vai. Questa deve essere proprio buona. Bella crocchi, vero? Mamma mia, che bravi che sono. Zuere la bava, occhio, No, sto bravo. Allora, raga, come colazione devo dire che non è niente male. Io in realtà non ho le fiste che devo per forza mangiare il cornetto. Frega niente. È lei che è sofisticata, che deve bere il caffè. Ma ragazzi, che sofisticata, le persone normali bevono il caffè al mattino. Io non so Mirko. Io non lo bevo. Infatti Mirko non è normale. Va bene, raga, ci vediamo a pranzo allora. Ciao, ciao. Pranzo, ciao, ciao. Ragazzi, è ora di pranzo e noi stiamo mangiando la piadizza. Se volete vedere come farla, abbiamo fatto la ricetta in una puntata della Coppia in Cucina. Qui in alto trovate la scheda. Io faccio sempre così perché non mi ricordo se è di là o se è di là. Abbiamo creato anche una playlist per la Coppia in Cucina, quindi mi raccomando, andate a guardare. Raga, è buonissima. È una cosa illegale. Fa parte della famiglia delle pizze, anche se non è proprio puramente una pizza. Abbiamo il nostro amico Zuè, che ci sta riprendendo, che sta rosicando perché noi ci vede mangiare mentre lui è dietro che sta morendo di fame con la bava che è proprio scorsa. Dai, basta, adesso vieni a mangiare anche tu, Zuè. Dai, vieni a mangiare con noi, Zorino. Ed eccola ragazzi, ne ho sfornata un'altra. Ce ne stiamo mangiando 12 di queste. Alice dice che sono un porco perché lei è andata di là, non ha più fame, mentre io e Zuer siamo qui, vero Zuer? Madonna, sei troppo buono. Io e Zuer ce ne stiamo mangiando 12 di forza, è troppo buona. Sì, ho tagliato un po' storta, raga, perché sto facendo la ripresa e non vedo. Zuer, fammi la ripresa. Sì. Hanno un gusto spettacolo. E poi sono leggere, beh, giustamente, sono un foglio di carta. Wow. Ci manca che non siano leggere. Lo faccio in 8 perché così
sembra che durino di più, capito? Geniale! Ok. Buon appetito. Ragazzi, buon appetito. Eccolo ragazzi, lui non si ferma mai e mangia la sua pizza in studio. In realtà quando Alice se ne va di là io mi metto a giocare a Minecraft. Obiezione, vostro onore, chiede la cancellazione. Ma tanto lo sappiamo che è la verità, eh. Comunque io l'ho presa con i funghi e il salamino. E ragazzi, devo essere onesto con voi, se vi dico la verità. Questa sera non avevo proprio voglia di pizza, ve lo giuro. Perché dopo stamattina, a pranzo, anche in realtà oggi pomeriggio, non ho per niente voglia di pizza. Mi sarei mangiato tranquillamente una minestrina o un... Sì, una minestrina come vecchietti. Oppure un, non lo so, un risotto, un qualcosa di tranquillo. Addirittura anche un'insalata. Però la pizza, se devo essere... Però questa fa un bel aspetto, l'ho presa a funghi, l'ho già detto. Mi interessa. Assaggiamo. Sì, lo so, io sono a sociale, sono tutti fuori, in terrazzo, ma io ho voglia di nerdare. Buona, eh? Sì. Questa gialla. Devi chiudere tu. Io vorrei mangiarmi la tua. Perché vuoi mangiarti la mia? La mia non mi piace. Allora ragazzi, io sapete cosa faccio? Vi chiudo il video, così posso tranquillamente giocare a Minecraft mentre faccio finta di lavorare. Vedete? Io se sposto questo calendario sotto c'è un gioco. Allora, il video ragazzi finisce qui, lasciate tantissimi like, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, non la volevo però raga, mi sta venendo l'acquolina, è buonissima. Ci vediamo come sempre al prossimo video, suggeriteci altre 24 ore, c'ho la bava. Ragazzi, io ho già mangiato un pezzo, sto mangiando qua con loro perché Mirko sta lavorando dentro, però adesso mi sa che mi vado a rubare la sua pizza perché a me questo non piace. Scusami. No. Io vorrei capire per quale motivo tu e la tua pizza devi mangiare la mia. Troppo buona. Ho capito. Ma tutta. Tu te la sei mangiata intera. Ragazzi, è mia. È ovvio che me la sono mangiata intera. Ma ragazzi, ma non è normale questa qua. Ma non è, sei normale tu. Grazie mille Mirko. Ma me l'ha finita tutta. Grazie mille, buonissima. Tu hai qualche problema mentale. La prossima volta te lo scelgo io il gusto della tua pizza, visto che devi mangiare la mia. Cioè, non lo so. Guarda come me l'ha distrutta. Guardate ragazzi come gliel'ho masticata. Me l'ha distrutta tutta, ma che schifo. Adesso prendo questa qua sana io. Io me la mangio tutta. Vabbè, ormai mangiatela che ti devo. Grazie Mirko. Ragazzi, io l'ho ragazzi, voi non mi credete. Lei non è normale. No. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Sì, ma non mi sbrodolare addosso, dai. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia. Sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.